partita importante come tutte le altre, affrontiamo una squadra che è in grande crescita, una squadra che sta cercando anche di sistemare quelli che sono i problemi societari, quindi sicuramente è in un momento dove la squadra sta bene e affronteremo una squadra sopra, da non sottovalutare assolutissimamente, perché è una squadra molto organizzata, gioca bene, però noi dobbiamo pensare a Potenza e continuare su quello che è la nostra idea di gioco e soprattutto dobbiamo continuare a fare le prestazioni che stiamo facendo. No, domani dobbiamo avere un approccio feroce, un approccio di una squadra che gioca in casa, di una squadra che sa di quanto può essere importante una vittoria, ci consentirebbe di metterci in una posizione di classifica con dei risultati, insomma, che abbiamo cercato, sulla quale abbiamo lavorato, sudato. Quindi domani noi dobbiamo chiudere il primo ciclo del campionato assolutissimamente cercando di vincere, perché se lo meritano i ragazzi, ce lo meritiamo tutti. È ovvio che vincendo domani ti mette in una situazione di classifica dove puoi iniziare a valutare qualcosa, ecco, però non si fa nessun calcolo se non alla fine della partita, ecco, quindi concentrati su quello che è la partita, concentrati su quello che deve essere anche il risultato che cerchiamo a tutti i costi. Per quanto riguarda la squadra, sono fortemente convinto che questa squadra sta esprimendo il 65-70% delle proprie possibilità, perché anche a cavo di terreni, nonostante le assenze, sono molto contento di quello che è stato l'approccio, la voglia, l'applicazione, ma sulla qualità dobbiamo ancora crescere e credo che abbiamo grandi margini di crescita. Domani partirà sicuramente titolare Selleri, è un ragazzo che sta crescendo molto, sono molto curioso di vederlo perché credo che domani faccia una grande partita. E si sta confermando una gran bella sorpresa, un ragazzo che lavora forte, ha voglia di crescere, ma poi sta migliorando sotto tutti i punti di vista.